Buonasera, allora mettimi a fuoco, perfetto. Allora, questo sarà un altro video haul. Allora, so che può piacere o non può piacere, però quando compro qualcosa mi fa sempre piacere condividerla comunque con voi. Allora, sto girando questo video che sono le 10:30 di sera, cioè questo video dovevo girarlo oggi, ma non ho fatto in tempo, quindi ho detto lo giro ora che non ho nessuno in casa e quindi posso fare tranquillamente. Allora, intanto voglio partire dicendovi che, fatalità, quando vi ho girato il video di AliExpress, il giorno dopo mi è arrivata un'altra cosa, quindi io magari man mano ve le faccio vedere in ogni video perché non so neanche se mi arriveranno mai tutte insieme. Comunque mi è arrivato questo choker qua, che ho pagato veramente una sciocchezza, con i due laccetti e i due cioè è un laccio lungo lungo che facendoci il giro, volendo si può fare anche meno giri, viene più lungo. Ma una roba carina, mi piaceva. Allora, sono stata allo spaccio, anzi da outlet, intimissimi, eccetera. Allora, questi due sacchetti non sono solo miei, ma c'è anche roba di mia sorella, però ve la volevo far vedere, e così da farvi vedere più o meno cosa abbiamo trovato questo giro. Allora, partiamo dalle mie cose. Allora, io che cosa ho preso? Niente di particolare, ovviamente. Sul giro non ho trovato chissà cosa, sinceramente. Ho speso pochissimo. Cioè, veramente una miseria, tipo 16 euro. Cazzo, non ho preso. Allora, intanto volevo farvi vedere questo paio di calze, che ho di Calzedonia, che ho pagato 2,50 euro. E queste qua cos'hanno? Cosa c'è, amore? Ciao! La mia patatina qua. Ciao, ciao, amore. Allora, sono dei collant semplicissimi, neri. Non sono molto coprenti, ma hanno la particolarità di avere la parigina, diciamo, come si può? Per farvi vedere che io l'ho già aperta, l'ho già provata e mi piacciono. Da che parola vedete, sono fatti così. E vedete come sono ben sbrilluccicose, hanno questo ghirigori. Diciamo che fa tipo da calza, molto carine, queste mi piacciono, tipo da mettere con un vestito tutto nero, da spezzare il tutto, insomma. Se parlo a bassa voce, scusatemi, ma c'ho mia nonna a letto e non vorrei svegliarla. L'unica persona che ho in casa in questo momento. Poi, vi faccio vedere, ah sì, ho preso questo, dolce vita, semplicissimo perché io li uso tanto, i dolce vita mi piacciono tantissimo, ed è semplicissimo bianco di The Zenith. Proprio semplice, 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 molto stropicciato. Questo l'ho pagato 2 euro, cioè ma proprio niente, c'era 9,90 euro, l'ho pagato 2 euro, niente di che, semplicissimo, non ho neanche provato una S, so che io porto sempre la S, mi sta. Scusate i capelli, ma c'è stasera proprio non ci siamo, è stata una brutta serata e io dovrei essere ancora in giro, ma ahimè sono tornata a casa per problemi tecnici, comunque. Andiamo avanti, scusate l'aspetto, ma veramente ci tenevo a farlo ora perché non so quando ci sarei riuscita. Poi vi faccio vedere, sempre che non vi scandalizziate, ma non penso, ho preso questo reggiseno, che io sapete che negli altri video ve li ho già fatti vedere, che io li uso tantissimo. Allora, da così sembra piatto, invece è imbottito dalle parti, abbastanza imbottito, quindi diciamo che dà un po' di sostegno dalle parti del seno. Cioè, vi fa due poppe, ragazze. Almeno a me ho trovato il reggiseno che cioè, me le fa belle. Allora, io in genere ho una seconda barra terza di seno mio. Dipende sempre dai momenti, ovviamente, che abbiamo, cioè, dal preciclo, dove ovviamente a me mi si gonfiano tantissimo, quindi posso arrivare quasi a una terza. E ai momenti come adesso che sono tranquilla, cioè che sono ok, rilassate, le gemelle qua, e quindi questo mi aiuta a tenerle, cioè non mi dà fastidio perché non ha il ferretto, perché io adesso non ne porto più col ferretto, e cioè, dà un sostegno veramente fantastico. A me questo modello piace un casino, non a tutte fa lo stesso effetto perché magari ognuno ha il seno diverso, magari cioè, il vostro seno ha altre necessità di altri sostegni, insomma. Comunque qua c'è questo qua con scritto C, sarà una coppa C, non lo so. Vediamo qua se c'è scritto qualcosa, imbottito. Ah, 2C c'è scritto, una seconda C, 2C, insomma.
Comunque l'ho pagato 5 euro. Io questo qua, di questi modelli, ne sto già indossando uno ora e poi ne ho altri perché cioè, mi piacciono troppo. Poi ho preso, allora c'era una promozione che se prendevo tre calze, tre collant di questi e li pagavo 5 euro, se no erano 2,50 euro all'uno, una roba del genere, quindi uno mi è venuto gratis. E uno l'ho tenuto io e due, no, due li ho tenuti io e uno l'ho dato mia sorella. Allora, sarebbero questo qua, che qua c'è scritto collant reggi calze fiocchi. Allora, ci sarebbe sempre il discorso del, ve lo faccio vedere, così anche voi sapete se lo trovate nel vostro spazio, insomma è giusto che vi faccia vedere. Allora, in poche parole, sempre la calza qua trasparente, vedete? Il fiocchetto, la riga davanti e la riga dietro e la calza normale, quindi è come se avesse la parigina col fiocchetto. Queste sono molto graziose, però su di me non piacciono. Mia sorella è molto più magra, le stanno 100 volte meglio di me. Boh, io non sono tanto da fiocchetti, diciamo, non lo so, non mi piacciono tantissimo addosso. Le ho provate tutte oggi. Quindi questa. E poi due uguali, perché ce n'erano altre di fantasie, queste qui, che c'erano anche color carne, per chi non gli piacesse il nero qua sopra, c'era un color carne, ma io preferisco il nero, quindi il nero più velato e poi c'è la calza, ecco, incorporata, diciamo, vedete lo stacco. Vediamo se tra il muro si vede, ecco questo. E ne ho prese due così. Queste mi piacciono molto adesso perché sono carine da mettere con una gonna o quello che è, insomma, perché io ho fatto caso che su di me le parigine, poi dipende ovviamente dalla lunghezza e tutto, ma tendono a farmi la gamba, cioè mi stanno proprio lunghe, quindi non fanno neanche l'effetto parigina, ma mi fanno un effetto calza coprente che si tende quasi a non vedere lo stacco, insomma, non è sto granché, ecco, quindi su certo mi fa questo effetto, non mi piace. Poi ho preso due paia di calze così, a 20 denari, semplicissime, niente di speciale, perché mi servivano tantissime calze, non so se l'avete capito, per una volta video calze, quindi per chi cerca delle calze andate da me, a mio faccio. Poi mia sorella ha preso anche lei altre calze, quindi ha preso questa qua, che allora ha preso 2,20 denari come me. Poi ha preso tre paia di collant push-up shaping modellante. Vediamo se avete capito. Solo che questi cosa hanno? Hanno le roselline coi pois. Allora, le ho provate un paio, ragazzi, mi stringono un botto il culo, cioè veramente. Pare di avere dei pantaloncini corti addosso, quindi vediamo, non so se riesco a vedere. Vedete? Questa parte qua è durissima, cioè proprio, cioè vi modella il culo per forza, insomma. E qui vediamo se si riesce a farvi vedere, insomma c'ha delle roselline, magari perché non vorrei rovinarle, ha delle roselline qui qua. Sono molto carine, l'unica cosa che su di me mi stringono troppo, cioè e sono della taglia giusta, perché ovviamente guardando la tabella qua dietro, peso e altezza, io sono giusta, ma boh, la mia coscia chiede pietà, quindi boh, le ha prese perché tipo di 3 le ha pagate 2 euro, una cazzata del genere, perché mi ha detto che a te, cioè in tutto gli era venuto fuori tipo 75 centesimi a calza, quindi niente, cavolo, mi fa vedere, me le prendo, tanto se ne ha rotte una ne ho un'altra, e c'ha avuto ragione la mia sister. Poi ha preso questo paio di slippini, cioè io vi faccio vedere anche le sue compere, ma perché comunque magari certe volte ci prestiamo, vabbè, non le mutande, ce le prestiamo quelle, ma ve le faccio vedere lo stesso. Allora, questi slippini qua, che il dietro è fatto tutto così, a brillantini, quindi è una brasiliana, molto carina, e davanti è nera. Scusate, messaggi. Questa pagata, boh, non lo so, penso che l'abbia pagata sui 2,50 euro, ed è di Tezenis. Poi sempre di Tezenis ha preso questo reggiseno così che uso anch'io e l'ha voluto provare anche lei senza ferretto, che questo qua ve le sostiene dai lati, perché se vedete il cartellino, questa è una seconda B, vedete che vi fa l'effetto tette
E difatti è vero perché io ne ho un pa uno fatto così che vi avevo già fatto vedere e fa quell'effetto che è fantastico. Così con i brillantini. Poi ho preso questo che fa il stesso effetto, ma questo per me è più bello di quello. Vedete che c'è il pizzo, così. Troppo carino, questo è in argento, bello, bello, bello. Anche questo l'ho pagato sui 4 euro. 4 euro a reggiseno ho fatto. E poi ho preso un paio di mutande da abbinare a reggiseno con l'oro, per capirsi, eccole qua. Quindi un paio di brasiliane così, con l'elastichino qua. E queste le ha pagate anche queste 2 euro, tipo una cazzata del genere. E poi ha preso, ah, ecco cosa ha preso, ha preso un cardigan semplicissimo di Tezenis, pagato 5 euro e veniva 19,90 euro. E l'unica particolarità di questo cardigan, arriva appena sopra al ginocchio e ha questi bottoncini quadrati così e le taschine. Due taschine, niente di che, perché gli serviva un cardigan e si è presa questo. Ecco qua. Questi sono i nostri acquisti un po' scrausi questo giro, perché non c'era niente che ci ispirava, anche magliette o cose così. C'erano tante cose invernali, tipo invernali, scusate, natalizi, tipo calzettini, calzettoni, completini natalizi, un po' troppo esagerati, perché con le campanelline e l'effetto pecora sulle mutande non è il massimo della vita, insomma, però insomma se si vuole fare qualche come si può dire, qualche serata osè col proprio compagno ci può stare, ma ad andare in giro no, di sicuro, cioè io con le mutande trapuntate non ci vado in giro, ecco. Stop. Quindi io spero che questo video, ho cercato di farlo il più corto possibile, però abbia pazienza, ho cercato di non perdermi troppo in chiacchiere, spero vi sia piaciuto. E magari anche voi avete spunto di trovare qualcosa là, se vi piace, specialmente le calze, perché questo video riguarda molto le calze. E niente, basta, tutto qua. Quindi io ando, un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!